Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi in questo video voglio parlare con te del dropshipping nel 2022/2023 su come sta cambiando questo business e su come puoi iniziare un business di successo nel 2023 e nel quarto trimestre del 2022 e come si sta differenziando nel tempo rispetto a prima e come sta mutando. In questo video cercherò di raccogliere una serie di consigli e sicuramente ti serviranno, quindi non te ne andare, rimani qui dopo la sigla. Ragazzi, bentornati, rieccoci qui. Per chi non mi conoscesse, sono Daniele, un e-commerce manager, esperto nel dropshipping su marketplace come eBay, Amazon, Newegg, Walmart. Trovi un sacco di video nel mio canale. Per chi mi segue, so che in questi mesi non ho fatto video, non ci sono stato, ma voi avete continuato a seguirmi su Instagram, a cercarmi, a vedere i miei video. Vedo che gli iscritti stanno aumentando, grazie a tutti. Cercherò di essere più regolare nei video. Ho già messo in programma una scaletta ben precisa. Purtroppo, a differenza di alcuni YouTuber da 50.000-70.000 iscritti, noi non guadagniamo con le consulenze con YouTube, ma noi guadagniamo facendo dropshipping reale. Quindi è ovvio che in momenti intensivi di lavoro non c'è molto tempo da curare i canali di comunicazione. Sono sicuro che capirete ciò che intendo. Detto questo, vi prometto che il canale tornerà a essere operativo da esattamente ora, quando state vedendo questo video. Questo è il primo di una lunga serie di video che verranno e di novità che verranno e di informazioni nuove che vi sto portando. Come sapete, il canale è stato molto basato su dropshipping eBay, che ancora funziona, ancora è perfettamente attivo, un business in crescita, ma inizieremo a parlare anche molto in dettaglio di nuovi marketplace e di altri modi alternativi di monetizzare e di fare dropshipping. Detto questo, arriviamo al topic di oggi, che è quello del dropshipping nel 2022, fine 2022, inizio 2023. Penso che sia doveroso fare un discorso che io non vedo mai fare a nessuno e che vedo che ancora non è molto ben chiaro nella mente, delle persone che si addentrano in questo tipo di business. Come è cambiato il dropshipping in questi anni? Andiamo a vedere un attimo indietro, andiamo a vedere fino a un paio di anni fa come funzionava la cosa. Si apriva un negozio, si andava su AliExpress, si cercava un prodotto, si metteva in vendita, si pubblicizzava, si facevano alcune ads, alcuni video su Facebook, su Instagram. La gente arrivava nel tuo negozio, quindi generavi traffico e vendevi. Tutto questo non funziona più, ragazzi. È inutile girarci attorno, o comunque funziona in modo molto relativo, è diminuito molto, ok? Questo per l'aumento dei costi di pubblicità, questo per l'aumento della concorrenza, per l'abbassamento della qualità dei prodotti, per l'allungamento dei tempi di spedizione a causa delle leggi europee, delle doganali e quant'altro, le leggi anti-Cina, e anche e soprattutto per l'azzamento dell'aspettativa dei clienti che ora si aspettano i prodotti e essere consegnati a casa in tempi ragionevoli. Quindi quello che noi conosciamo è dropshipping non funziona più o funziona solo in parte. Questo ancora vedo che è molto difficile da radicare nella testa delle persone. Questo ancora non è stato molto compreso. Ora, lasciando stare questo discorso, che però è fondamentale per capire quello che dirò da ora in poi, come facciamo a iniziare un business di successo nell'e-commerce? Perché ricordiamo, il dropshipping è e-commerce, non c'è nessuna differenza sostanziale fra vendere con un magazzino fisico e vendere in dropshipping, cambia solo il metodo di spedizione. Ma il business è l'identico, ok? Quindi quando noi andiamo ad aprire un business di qualsiasi tipo, dobbiamo avere una strategia, dobbiamo avere un piano, dobbiamo avere una struttura. E dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. Senza di questo non avremo mai successo. Ma all'atto pratico voglio darvi alcuni consigli e sicuramente vi serviranno. Primo, finitela di spedire dalla Cina. Perché
Ragazzi, finiamola con questa storia di cercare i prodotti dalla Cina. Io conosco decine di migliaia di dropshipper, ho parlato con decine di migliaia di dropshipper di tutto il mondo, quindi italiani, americani, tedeschi, australiani, canadesi, che operano in tutti i mercati. Ormai chi fa dropshipping dai supplier della Cina sono i minoranza, quasi nessuno, davvero, non ce n'è quasi nessuno. Questo perché nel 2022 nessun acquirente è disposto ad aspettare 30-40 giorni per una consegna. Semplicemente non funziona, ragazzi. Ok? Dobbiamo alzare la qualità dei tempi di spedizione. Questo non funziona più. Senza contare che la maggior parte degli acquirenti ormai sa quello che fate e non ci sta a overprezzare, a overpagare, quindi a pagare in maniera maggiormente, in maniera maggiorata un oggetto che può acquistare da solo su AliExpress. Sicuramente, ragazzi, non confondiamo, si può ancora fare profitto con questo business model, ma questo non è più l'ideale, non è più il business ideale. È inutile girarci attorno. Se poi dobbiamo andare a parlare, dobbiamo cercare un modo per farci qualche centinaio di euro al mese, senza dubbio è una cosa che può funzionare. Ma questo non è il nostro scopo, ricordiamoci, il nostro scopo è creare business di successo, creare strutture automatizzate di successo che ci permettono di ingrandirci, ci permettono di avere una libertà finanziaria e ci permettono di creare un'impresa di successo, che è diverso dal giocare e cercare di fare qualche centinaio di euro al mese. Quello non è impresa, quello è monetizzare quello che stai facendo e arrotondare, che probabilmente per alcuni può essere un obiettivo valido, per altri no. In questo canale si parla su come costruire imprese di successo, non su, ma anche su come monetizzare, ma il mio obiettivo è cercare di installarvi una mentalità di successo, ok? E nessuna persona si può considerare di successo se si accontenta del business model più scadente o di una monetizzazione bassa. Questo era il punto 1. Passiamo al punto 2. Ragazzi, canali, canali di vendita, canali di vendita. È finita l'era del monocanale, ok? È finita l'era di vendere solo tramite Shopify. È finita l'era di vendere solo tramite eBay. Attenzione, di nuovo, non sto dicendo che con un monocanale non lavori, ma non stai ottimizzando il tuo business, non stai ingrandendo il tuo business e non lo stai diversificando, perché diversificazione è una cosa fondamentale. Se domani Shopify vi blocca il sito, cosa fate? Restate senza income. Se eBay vi sospende l'account, cosa fate? Restate senza income. Quindi diversificare è importante e scalare, come dico sempre, in verticale ma anche in orizzontale. Verticale è ingrandire un singolo negozio, orizzontale è ingrandire il business con più negozi. Ad esempio, noi ci siamo ingrandati, per questo non sono stato presente su YouTube, perché ho lavorato un sacco nella orizzontalità. Non sono nemmeno sicuro se si dice così, ok? Facciamo finta di sì. Del business, siamo ingranditi su Newegg, che è un marketplace americano di elettrodomestici, lo abbiamo portato a 50.000 dollari di incasso mensile. Siamo ingranditi su Facebook Shops, l'abbiamo portato a 100.000 dollari di incassi mensili. Ok? Stiamo ingrandendo su diversi canali. eBay, di cui vi ho parlato per tanti anni, funziona ancora. Ho tantissimi studenti, ho più di 100 studenti che sono entrati su dropshippingchilometrizero.com, che è il mio corso eBay, e che è ancora valido, ancora funziona. Puoi creare un'entrata, noi generiamo ancora decine e decine di migliaia di euro tramite le vendite eBay al mese, ma il discorso non è se funziona o non funziona, il discorso è creare nuovi flussi di denaro. Per creare nuovi flussi di denaro devi scalare su diversi marketplace. Inoltre, questo ti permette di stare più sereno, avendo più income, più diversificazione, e ti permette anche di creare brand più forti, perché più canali hai, più ecosistema puoi creare attorno a un nickname. Per esempio, mettiamo che tu hai un negozio eBay e vendi penne, ok? Stai vendendo queste penne.
queste penne le comincerai a mettere tramite un sistema automatico, una struttura automatica, le comincerai a mettere su Newegg, le comincerai a mettere su Etsy, le comincerai a mettere su Shopify, su Facebook Shop, e crei attorno al brand di queste penne un ecosistema che acquisisce valore, perché anche il nome del negozio acquisisce valore, che il business acquisisce valore. A questo punto potrai scalare, questa è un business che avrai scalato in diversi canali. Potrai creare un altro business di penne blu questa volta, o di mappamondi, o di iPad, o quello che vuoi, e ripetere il processo. Ripeti, ripeti, ripeti il processo e creerai tantissime entrate diversificate tra loro, sconnesse fra loro, e ti faranno dormire sereno e che ti permetteranno di scalare il business a livelli inimmaginabili. Tu devi ottimizzare quello che stai creando. Io non capisco perché, ragazzi, si parla nei canali italiani, YouTube, anche americani, ok, ma specialmente italiani sono molto indietro. Ancora in Italia vi spiegano come fare dropshipping ai livelli del 2017, 2016, ok? Ormai non si fa più così dropshipping. Funziona, sì, ma non è più il mindset corretto. Già da tanti anni, ma ancora quasi continua a dirvi: cercate il prodotto dalla Cina, create lo store Shopify, create. No, come l'abbiamo fatto prima, appunto, uno, questo discorso può funzionare, ma non è il nostro obiettivo. Terzo punto, ragazzi, create una struttura funzionante. Non potete scalare a vendere decine di migliaia di euro al mese, centinaia di migliaia di euro al mese o milioni al mese senza una struttura adeguata. Cosa significa una struttura adeguata? Significa avere diversi piani di backup. Ad esempio, fate ads su Facebook, vi servono tanti business manager separati tra loro, potete farlo tramite software come Multilogin. Avete nei vari negozi eBay, vi serve una struttura per tenerli separati, vi servono delle assistenti virtuali per girare e automatizzare il business. Voi dovete essere impegnati a creare e scalare il business, non a evadere gli ordini e a rispondere ai messaggi. Quindi vi serviranno delle strutture. Come si crea una struttura? Innanzitutto con i software adeguati. Uscite i soldi, pagate i software, non costano nemmeno tanto. Software adeguati sono ad esempio Slack, Hubstaff, Asana, Miro, tutti questi software, imparate a utilizzarli, cercateli e capite come integrarli al vostro business. Se avete già un business che funziona, se in parte o comunque sta cominciando ad andare, pagate qualcuno che vi aiuta a creare una struttura, okay? Che vi aiuta a organizzare il business. Se voi non organizzate il business, non lo potete automatizzare. Qui qua passiamo al quarto punto, automatizzate. Se voi volete fare un business di successo, se volete vendere 1 milione al mese e avere un netto di 100k a mese, dovete automatizzare il business. Cosa significa automatizzare? Significa delegare tutti quei processi che consumano tempo e che non sono, e che non necessitano la vostra diretta responsabilità ad altre figure o ad altri o ad alcuni software, ok? Ad esempio, in che modo noi automatizziamo il nostro business? Noi automatizziamo il nostro business su vari aspetti. Il primo, inserimento oggetti e ricerca oggetti dove necessario, ok? Ma con il mio metodo di lavoro non facciamo quasi niente ricerca oggetti, ok? Se ne volete sapere di più, cercatemi su Instagram o iscrivetevi al canale. Customer service: noi abbiamo una squadra di assistenti virtuali dalle Filippine che lavorano benissimo e che si alternano e che si occupano del customer service di tutti i negozi. Fulfillment degli ordini. Quindi quando un ordine entra deve essere spedito automatico, potete utilizzare un software di order management per spedirlo in automatico, o se dovete ordinare manualmente al supplier mettete un VA o diversi VA in base al vostro numero di ordini che fanno gli ordini manualmente per voi. Ok? A livello finanziario dovete ovviamente monitorare i flussi di denaro e sparpagliarli dove serve, ok? Ma qua già andiamo su altri livelli di automazione. Comunque sia, questi sono i punti primari di automatizzare un business. Dopo aver automatizzato questo, ripetete,
automatizzate di nuovo, ripetetelo, cioè, no, poi lasciamo stare anche i tecnicismi, ma non ci vuole cervello a capire. Se una cosa funziona, automatizzala e ripetila. Se questa cosa ti porta 1.000 euro al mese, automatizzala, ripetila e ne avrai 2.000. Automatizzala e ripetila e ne avrai 3.000. Cioè, voglio dire, matematica base, ragazzi, ripetete, perché vi fissate? Io vedo, e questo capita purtroppo anche con i miei studenti. Iniziano un'attività, hanno un flusso di denaro, non investono per ripetere l'azione e ingrandirsi, si accontentano. Questo non va bene, ragazzi, anche perché non vai a diversificare. Questo era il nostro quarto punto. Sono sicuro che il video non so a quanti minuti siamo, ma sarà già abbastanza lungo, però sono concetti molto importanti da capire se volete avere successo. Capite? I canali dove potete fare profitto. Ve li dico alcuni io, ok? Instagram Shop, Facebook Shop stanno arrivando un sacco, ok? New Egg, poca concorrenza, ho fatto un sacco di video riguardo. Etsy, eBay, Amazon. Sfruttate ogni canale, aprite un'entità fisica per ogni business che avete, un'azienda, e aprite tutti i canali di vendita su quell'azienda e automatizzate il tutto. Questo è importante. Investite, ultimo punto di questo video, investite, ragazzi, investite in conoscenza, in formazione, investite il tempo, investite denaro, non potete farne a meno, ok? Lasciate stare tutto il materiale pubblico, che la maggior parte che trovate in giro sono roba datata, che non funziona, e anche se funziona non potete. È difficile iniziare se non investite del denaro e del tempo per un concetto psicologico, ok? Fino a quando noi non mettiamo denaro, non facciamo un investimento e quindi mettiamo qualcosa di nostro, il nostro cervello non si attiverà al 100% a finire quella cosa o a mettersi d'impegno. Una cosa è diversa se io spendo 600 euro per una consulenza. E sarò più portato a metterla in pratica per riprendere il denaro investito. Quindi investire è necessario sia a livello psicologico ma a livello di formazione, perché ovviamente quello che un professionista vi può dare uno a uno è diverso dalle cose che potete trovare gratuite online, che ovviamente, ragazzi, diffidate dai youtuber rispetto ai professionisti, ok? YouTube è un canale di informazione, ma sinceramente io diffido da quelli che pubblicano 6, 7, 10, 15 video al giorno, promuovendo come loro sanno fare business. Sì, sono ottimi formatori, sono ottimi venditori, ma è difficile, ragazzi, che c'è tutto questo tempo, se hai attività come si presuppone che generano milioni. È difficile che puoi spendere tutto questo tempo su YouTube, su Instagram a fare tutte quelle canali, tutti quei canali, tutti quei video, ok? Ovviamente puoi automatizzare, ma c'è sempre un limite, ok? Quindi state attenti a chi date i vostri soldi e formatevi in modo corretto. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale perché da oggi in poi, dal momento in cui state vedendo questo video, usciranno così tanti video di informazioni utili, pratiche. Vi farò vedere l'atto pratico, tutto quello che vi ho detto in questo video e tutti i risultati che potete ottenere e come fare. Quindi iscrivetevi, contattatemi su Instagram se avete domande. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!